Buonasera amici tifosi dei Bears, parliamo pochi minuti perché ho fretta di questa quinta giornata e perché c'è pochissimo da dire. I Ravens distruggono i Bears, li fanno a pezzi, anche se il risultato è molto più inclemente di quello che la partita ha mostrato. Ci hanno corso sopra, per la prima volta si è visto il peso degli infortuni che ci hanno colpito. E quindi penso che la nostra difesa nelle settimane potrà solo migliorare col rientro di Johnson e Bernard. Voglio trovare alcune considerazioni positive all'interno di una sera drammatica. È andato tutto male, tutto ciò che poteva andare male è andato male, quindi meglio una partita in cui va tutto male che tante partite in cui va male qualcosina. Al momento della palla persa del fumble di Josh Allen su quella chiamata un po' particolare di trick plays, segnando saremmo andati 21-17 ed era una partita che ancora si poteva giocare, non era finita, era una partita da giocare. Siamo stati sfortunati lì, sfortunati sul fumble sulla end zone di Henry. È una serata in cui è andato tutto storto, drop dei ricevitori, che sono ricevitori che non droppano, una linea d'attacco che non è riuscita a proteggere Josh Allen, una linea di difesa che non ha intimidito gli avversari, tackle mancati, partenza subito sotto nel punteggio, un calcio sbagliato, insomma una serata in cui nulla ha funzionato. Quindi ci prendiamo questo risultato, lo prendiamo come un insegnamento, la partita è stata preparata male e giocata peggio. Importante sarà la prossima settimana con Houston per vedere a questo punto che tipo di squadra abbiamo in mano, se quella splendida delle prime settimane o quella drammatica di ieri, e soprattutto la partita con i Jets, che sarà la partita veramente clou di questa serie di tre trasferte, quella assolutamente da non perdere. Vincere quella partita potrebbe voler dire assicurarsi già in grande anticipo il controllo della division, perché i Jets hanno perso anche ieri. Ecco, poco da dire, tutto male, male persino Josh Allen, che non ha segnato un touchdown né di corsa né sul passaggio, non ricordo che sia mai successo, non sono in grado di ricordarlo da 4 anni a questa parte. E forza Bills, riprendiamoci e ripartiamo. A presto.